Abbiamo un tecnico che sa tutti i numeri, è proprio la scienza del calcio. Posso spezzare un arancatore di Totti? È vero che sarà molto difficile guagliare il primato di Piola, però stranamente parliamo di due generazioni completamente diverse, quindi di calcio diverso. Cioè una volta non si tirava così il calcio, non è più stressante, quindi complimenti a Totti. Lo dico da non umanista. Sì, è difficile sempre fare dei paragoni, secondo me, tra il passato e il presente in generale, a parte Piola e Totti, proprio in generale. Ogni epoca ha il suo campione, appunto, in questa epoca da parecchi anni a Totti in Italia e anche del Piero, per tu ami tanto, Giuseppe. Tanto saluto Elia. Non avremmo nominato alla fine, perché c'è una situazione in corso, tra l'altro, quindi del Piero alla fine non sarei venuto. Per concludere, cos'è come la ciliegina sulla torta, no? Però sì, Roberto Baggio, Totti, Del Piero. Baggio pure assolutamente. Io mi chiedo Stefano, ad esempio ora abbiamo la lotta al pallone d'oro, cioè Messi, che se non hanno 7 anni, ma quando smetteranno di giocare loro, che abbiamo? Perché io vedo veramente una povertà di campioni, soprattutto anche. E a livello morale, interiore, piuttosto che... Però c'hanno ancora tanti anni davanti. Sì, però speriamo che arrivino un po' dei piccoli Cristiano Ronaldo e Messi, perché veramente siamo, non siamo messi molto bene. Sono degli extraterrestri, hanno delle medie gol impressionanti. Cristiano Ronaldo ha più di gol a partita con la maglia del Real Madrid da quando gioca nel Real. Un record assoluto, solamente Eusebio ha fatto con il Benfica, perciò neanche per lei è costante, perciò che sono nato un fenomeno, Messi è forse altrettante, secondo me addirittura un gradino superiore a chi sono nato Messi. Tra l'altro io dico per Messi perché è più basso di me, ce l'ha fatto nella vita, quindi possiamo farcela tutti. Bella questa, vista. Grazie Stefano. Ovviamente dopo ti richiamiamo, okay, quindi non ti allontanare troppo.